Come si traduce in inglese il presente semplice del modo indicativo della lingua italiana? Andiamo a vedere le varie opzioni. Si può tradurre nei seguenti tempi con present simple, present continuous, il present perfect sia nella forma semplice che in quella progressiva e con il future simple. Vediamo il primo caso, present simple. Useremo il present simple quando abbiamo un'azione abituale, esempio vado al cinema di mercoledì, I go to the cinema on Wednesdays, tutti i mercoledì, è un'abitudine. Col present continuous invece lo tradurremo in tre casi, quando l'azione avviene nel momento in cui si parla, dove vai? Vado al cinema, where are you going? I'm going to the cinema. L'azione avviene in questo momento, questo presente semplice, vai, vado, possiamo tradurlo anche con stare più il gerundio, dove stai andando? Sto andando al cinema. Ma present continuous si può usare anche quando l'azione avviene temporaneamente. Esempio, lavora a Londra questa settimana, anche in questo caso possiamo usare stare più gerundio, sta lavorando a Londra questa settimana, significa che lo sta facendo solo per questa settimana perché abitualmente non lavora a Londra. He is working in London this week. Un altro modo ancora è quando abbiamo un'azione futura programmata, parte per Londra la prossima settimana, possiamo tradurre anche con partirà, ma possiamo usare benissimo il presente semplice in italiano, ma in inglese dovremo usare il present progressivo, il present continuous. He is leaving for London next week. Veniamo invece col present perfect. Il present perfect sia nella forma semplice che nella forma progressiva lo usiamo quando c'è un'azione che è avviata nel passato e che continua ancora nel presente. Vive a Londra da una settimana, significa che da una settimana si è trasferito ed è ancora lì. Quindi possiamo tradurlo con He has lived in London for a week o He has been living in London for a week. Veniamo al future simple. Il future simple lo usiamo quando abbiamo un'azione futura non programmata, a differenza del present continuous. Esempio, nevica, non esco ora. La decisione di non uscire è stata presa in questo momento dopo che abbiamo notato il fatto che sta nevicando. Quindi, nevica è un'azione che avviene in questo momento, quindi presente progressivo, it's snowing. Non esco, lo tradurremo con I won't go out now, cioè con il futuro semplice nella forma negativa, perché è una decisione che abbiamo preso in questo momento. Sempre il future simple lo usiamo quando ci si offre di fare qualcosa, esempio la borsa pesa te la porto io, the bag is heavy, I will carry it for you. Oppure quando ci sono azioni che avvengono indipendentemente dalla nostra volontà, come il fatto di compiere gli anni, domani compio 19 anni, I'll be 19 tomorrow. Riassumendo quindi, possiamo tradurre il presente semplice del modo indicativo della lingua italiana in inglese. Con quattro tempi, il present simple quando l'azione è abituale, il present continuous quando l'azione avviene nel momento in cui si parla, avviene temporaneamente oppure è un'azione futura programmata. Il present perfect sia nella forma semplice che progressiva quando un'azione iniziata nel passato e che continua nel presente, e il future simple quando l'azione futura non è programmata. Quando ci si offre di fare qualcosa e quando ci sono azioni che avvengono indipendentemente dalla nostra volontà.